Ma siamo l'unico movimento organizzato nel territorio che anche in un momento come questo dove i partiti mostrano le loro difficoltà, noi siamo presenti, incontriamo la nostra classe dirigente, il nostro gruppo che è presente nelle amministrazioni, nelle giunte e Voce Siciliana anche questa volta ha saputo mostrare la propria credibilità eleggendo sindaci, consiglieri, non soltanto in provincia di Agrigento ma anche in altre province della nostra regione. Io sono particolarmente fiducioso perché ritengo che oggi più che mai è importante riuscire a far valorizzare le peculiarità del nostro territorio, della nostra provincia, della nostra regione, sia nei confronti del governo nazionale ma anche nel governo regionale. Dobbiamo creare le condizioni per far rispettare questo nostro territorio. L'Italia ormai è diventata una colonia della Germania e noi dobbiamo essere in grado di far rispettare il Sud e la Sicilia in particolare, sbloccando i finanziamenti europei e attivando tutte quelle misure per lo sviluppo. Con il rigore si provoca soltanto recessione e crisi economica e chiediamo invece oggi al governo Letta ed anche allo stesso governo del Presidente Crocetta, con cui abbiamo un rapporto di chiara e serena collaborazione, di poter mostrare tutti quegli strumenti per dare ossigeno alla nostra economia. Ma per ora al comune di Agrigento si parla e si ipotizza un rimpasto. Voi siete comunque sempre stati alternativi a Marco Zambuto. C'è una possibilità di una eventuale futura collaborazione fondata su alcune basi? Penso proprio di no, noi vogliamo essere leali al progetto che ha creato le condizioni di un programma alternativo all'amministrazione Zambuto. Noi all'epoca insieme a De Polis e ad altri gruppi di giovani abbiamo sostenuto un programma e un candidato alternativo a Zambuto. Abbiamo sempre detto che per noi l'attuale amministrazione e l'attuale sindaco sono inadeguati per reggere le sorti di questa nostra meravigliosa città. Spero tanto che si possa condividere un progetto alternativo e noi siamo per l'alternativa a Zambuto. Chiudiamo con un altro eventuale rimpasto che si ventilava, quello alla regione. Crocetta ha già dato una chiusura, lei crede che un rimpasto magari maggiormente politico possa dare linfa nuova al governo o va bene così? Ma io già da prima delle dichiarazioni del Presidente Crocetta ho detto che in questa fase, sebbene sono sempre stato favorevole al governo politico, in questa fase sono contrario a rotazioni di governo e rotazioni di dirigenti generali. Per un motivo semplice, noi abbiamo l'emergenza di attivare la spesa comunitaria, l'emergenza di realizzare tutte quelle opere che sono bloccate e portare avanti quelle riforme che il governo ha attivato. Così come la Basilicata ha saputo spendere le proprie risorse grazie alla stabilità del governo e alla stabilità della dirigenza generale, noi dobbiamo superare le difficoltà che ha avuto il governo lombardo di cambiare ogni 6 mesi dirigenti generali e assessori e purtroppo dobbiamo dare fiducia alla permanenza dell'attuale macchina amministrativa con l'attuale governo per creare le condizioni che questo governo sappia attuare le riforme che ha proposto al Parlamento. Sarebbe un errore quindi in questa fase pensare ad un cambio di governo, il cambio di governo si potrà fare più in là dopo che la macchina della spesa è stata comunque attivata e comincia a dare risultati al nostro territorio.